Tarta Juventini, buongiorno, io sono Aldi Stein, questa è Tarta YouTube TV, questi sono i miei capelli, incasinati, devo andare a tagliare più presto. Raga, fratelli, sorelli, non è successo niente, tranquilli, non è successo niente. Ok, mi ho perso con la Rune, ci sta. Ha fatto questo turnover per via dalla finale. Turnover secondo me è esagerato, un po' esagerato come turnover, però, ma più come nomi, esagerato come modulo che ha dovuto adattare. Perché voi vedrete, a mio parere, stasera, quando sto registrando nel giorno della finale, oggi è 17 maggio, sto registrando un po' di ritardo e non ho avuto tempo. Stasera c'è la finale di Coppa Italia e sono già in tensione. Grazie. E vedrete che stasera faremo una partita completamente diversa da quella di Roma. Sono pronto a scommetterci. Ma non perché cambiano gli attori in campo, perché più o meno sono questi, cambiano. Ma cambia il modulo e cambierà il modulo di giocare. Perché abbiamo giocato tutto sui laterali contro la Roma. Continuavamo a giocare sui laterali, queste palle crossate al centro, quelli che l'hanno capito erano tutti chiusi in area, non è arrivato un cannone, un cross è arrivato, 800.000 cross, sembravamo l'Inter, ne è arrivato solo uno, l'ha preso Bonucci e l'ha buttato fuori, Bonucci se gli archi, si può trovare Mandro, su Bonucci si fa trovare, e vabbè, e l'ha buttato fuori. Invece, quando è migliorato poco poco il gioco, perché il gol che l'abbiamo fatto all'inizio, diciamo, è stata una bella giocata che abbiamo fatto, inventata. Infatti non è stato un cross. Com'è stata quella giocata? È stato Sturaro che ha messo questa palla filtrante per Higuain, che è molto altruisticamente, ha visto che era messo meglio Molinaro, stavo dicendo, Lemina, e gli era lasciato, e Lemina ha segnato. Un'azione palla a terra, trante. Già di là Allegri avrebbe dovuto avere dei segnali per dire no, sto sbagliando, invece no, non si è reso conto. Ah, è questa, è insistito e mi chiede tre papagne che ci stanno, onore alla Roma, per carità, ma non hanno rubato niente, onore alla Roma, abbiamo giocato malissimo noi, onore alla Roma. Però, come si è visto, quando è cambiato un pochino il gioco, quando è entrato Dybala. Perché il gioco di Dybala qual è? O anche Cuadrado. Dybala e Cuadrado prendono la palla ed entrano in area. Cuadrado di lato, Dybala centrale. È riuscito due volte ad entrare in area. Sulla seconda volta c'era anche un rigore. Dice sì, a 3 minuti dalla fine. Tu dammelo, poi ne riparliamo. Intanto dammelo, vediamo se lo segno. Ma poi ne riparliamo. Però uno ti dà. Via, dai, questa è una, il rigore c'è, me lo devi dare. Perché sono convinto che magari se mi dai quel rigore, parte da 3 diventano minimo 4 minuti, se non 5. Perché si perde tempo nel battere i rigori. Dybala quasi sicuramente lo segna, perché li ha segnati tutti tranne quello di Doha. E segna rigore, si caricano i ragazzi, magari hanno un colpo di riri, riescono a segnare anche il secondo gol e fare il 2-2, che ne sai, che ne sai. Intanto me lo dà. Anche qui è il primo tempo, Ira, mi sembra. No, non è il secondo tempo. E no, stavamo 3-1, siamo andati sul 3-2. Tu che ne sai che non facevamo il 3-3? Che ne sai? Tutto può essere, la palla è rotonda. Allora, me lo devi dare. Però il punto che voglio arrivare io qual è? Intanto Dybala e Dybala riuscire a entrare in area. Che gioco era quello? Dovevi infilare, dovevi dare delle palle filtranti, c'era quello il gioco che dovevi fare con la Roma.
Sulle palle aeree, le prendevano tutte, l'avevano capito ormai. 850.000 cross, ne è passato uno per sbaglio e l'ha buttato pure fuori. Oh mamma fa, oh mamma fa, voglio. Oh mamma fa. Vabbè. No, aspettiamo stasera fino a... Comunque, non è, ripeto, non è successo niente. Non è successo niente. Perché tanto ti basta andare a pareggiare col Corona, lo scudetto lo festeggi lo stesso, ne sono rimandato. Certo, personalmente penso che sarebbe stato diverso andare a giocare la finale con il piglio di sapere che hai già lo scudetto, andavi più tranquillo, non più rilassato, avevi già centrato un obiettivo, no? Però magari, anzi, magari l'effetto contrario, come ha detto Allegri, ti aiuta a rimanere in tensione, magari sono anche un bene. Magari ti aiuta a non, proprio a non rilassarti e rimanere in tensione sul pezzo. E invece dal 100% dai 200%, che stasera voglio vedere in campo, mamma mia. Io voglio che appena entriamo dobbiamo proprio aggredirli. Così come contro il Crotone domenica, appena la sera mi aggredì. E domenica Sarri neanche si vuole annientare, tutti giochiamo allo stesso orario domenica, quindi Sarri, tanto accetta, non ti vuoi proprio lamentare, non hai scuse domenica, eh? Quindi se vinci che non... Beh, detto questo, possiamo anche chiudere qua il video, mi raccomando mettete tanti mi piace per i nuovi video sulla Juve, commentate qui sotto come la vedete voi, fatemi sapere se voi ci credete nel triplice. Io personalmente ci credo, poi come va, ma io ci credo. Quindi scrivetemi qua sotto se anche voi ci credete o non ci credete. Se volete su Twitter, hashtag io ci credo. Lancio quest'hashtag. Tenete attiva la campanella per i nuovi video. Mi raccomando. Ah, mi piace, se lo fate dal cellulare, mi raccomando, fate più di una volta se no non prende. E condividete, 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 se non è ancora fatto iscrivetevi al canale, come dice pure da... Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi comunque. Iscrivetevi e fate iscrivere. E mi raccomando, ricordate che se anche voi avete un canale YouTube, se vi iscrivete, potete scrivere qua sotto iscritto di Cambi. Io stesso mi iscriverò al vostro canale e rimarremo anche attivi. Parola di Aldi Stein. Detto questo, vi do appuntamento. Sarà più presto, ci sarà fare video dopo partita per commentare la finale di stasera, speriamo di commentarla bene. Speriamo di fare una bella festa all'inizio del video, speriamo. In ogni caso, e ripeto, non vi preoccupare per il campionato, non è successo niente, è tutto rimandato. Cominciamo lo stesso, tranquillo. E ricordatevi che Juve e Dini, nel bene e nel male, come tutto, sempre forza Juve. Vedi, avanti, vedi quanto è bella avanti. Sempre forza Juve. Vedevo questa, c'è cioè, la maglia di Buffon. Sempre solo forza Juve. E ricordatevi che Juve e Dini si nasce.